Ostia, lungomare Duca degli Abruzzi in un pomeriggio d'inverno qualsiasi. Ecco lo spettacolo che viene offerto ai visitatori del porto turistico e ai villeggianti della domenica. Oggi senz'altro non è un buon giorno per passeggiare sulla spiaggia, ma anche volendo ecco qual è lo scenario, un'interminabile distesa di detriti e rifiuti. Cosa ne pensa di questa spiaggia di Ostia d'inverno? Completamente abbandonata. Io ci vengo molto spesso di Roma, però viene a fare una passeggiata. Sì, perché mi piace il mare, quindi, però da quello che ho notato sembra proprio allo sbando, all'abbandono più totale. Meglio o peggio degli anni Secondo passati? Secondo me peggio degli anni passati. Anche il porto era più radioso, insomma, più gente, lasciando immaginare che comunque è inverno, però c'era più gente, insomma. Intanto da dove viene? Alassio. E quindi è qui, è un turista in sostanza? Sì, sono un turista, facendo un po' di confronto, meglio qua che a Alassio. Ah, meglio qui ad Ostia? Sì, signori, ahimè mi tocca dirlo, niente campanilismi, ma Alassio è un disastro, cioè ha mantenuto solo una certa presunzione e basta. E di questa spiaggia, ridotta in queste condizioni, cosa che ne pensi? Beh, anche inverno, adesso io non ho mai vista in stagione, quindi non posso fare confronti. Però è grosso modo da noi la stessa. Un degrado in generale. Ahimè. C'è poi l'annosa vicenda dei chioschi abbandonati. Alla scadenza naturale delle concessioni, il 31 dicembre del 2016, la commissione prefettizia del 10° municipio e il comune di Roma hanno ritenuto di non ricorrere ad ulteriori affidamenti, a causa di presunti abusi che però non hanno mai provveduto a rimuovere. E ora le strutture sono pericolanti e pericolose. Cosa ne pensa di questa passeggiata sul mare? Ma noi la usiamo spesso per andare a correre, per muoverci quando il tempo permette, però insomma, diciamo che ancora regge, insomma, no? Regge, però la spiaggia è nelle condizioni che vediamo, insomma, un po' trascurata. Sì, il problema è che dovrebbe essere pulita. Poi ci sono state mareggiate. Le mareggiate purtroppo ci stanno e questo non possiamo fare niente, insomma. Ci sono poi dei chioschi abbandonati che ormai stanno... è scandaloso, questo qua, io scendo spesso qua con i cani sul lungomare, questo è scandaloso, ma scandaloso proprio il fatto che è proprio messo là, che rischi pure a te fai male, perché passi tutte le tavolette rotte con i chiodi. Parlavo giusto ieri con un'altra persona che stava qua col cane, appunto, che veramente è desolante sto chiosco, qualche cosa non fa. Però insomma, da qua ci abbiamo ancora un po' di tempo prima che arrivi l'estate, sperando che poi, ecco, col fatto che fanno il Bow Beach qua e qualcosa, penso si dovranno inventare, perché così è improponibile, insomma, la situazione. Anche in questo caso l'accesso dovrebbe essere interdetto perché la struttura risulta pericolante e invece tutti i varchi sono aperti. La spiaggia è d'inverno e abbandonata a se stessa. D'estate non c'è nessuna manutenzione o pochissima manutenzione, è piena di sigarette. Basterebbe anche poco per poterla cambiare, questo tipo di situazione. Io adesso sto facendo una passeggiata, non abito a Ostia, però ci vengo spesso perché abito vicino. Però tu, come vedi, ci stanno chioschi abbandonati, pieni di zozzeria. Merita un altro lungomare Roma, insomma. È meglio sicuramente un lungomare curato, cioè questa è roba che non è mia, è nostra. E noi dovremmo avere, tutti noi dovremmo avere cura. Io non me la prendo solo con chi non la sa gestire, me la prendo anche con noi che buttiamo le sigarette in spiaggia, che non puliamo quello che sporchiamo. Siamo un po' tutti responsabili, però c'è chi ha più responsabilità, perché queste cose si possono cambiare facendo una cultura diversa. Lo scorso 22 dicembre la sindaca Raggi ha firmato un'ordinanza che permette a stabilimenti e spiagge libere con servizi di lavorare anche durante la stagione invernale. Di Ostia Ponente si parla tanto, troppo, in chiave di rilancio e valorizzazione, ma alla prova dei fatti gli viene preclusa anche questa possibilità perché qui i servizi non sono ancora stati ripristinati.